Buonasera al pubblico di Live Sport Academy, sono al circolo del Football Club di Via degli Olimpionici nel villaggio olimpico a Roma, dove va in scena, dove è già andata in scena il fischio d'inizio di Norvegia-Italia, valevole per il mondiale over 40 del trofeo Pezzana e della sua categoria estiva. Buona visione da Francesco Barbaro. L'Italia gioca con una insolita maglia nera, calzoncini neri, risponde la Norvegia con una più comune divisa dei suoi colori nazionali, rosso e blu. Primo tiro in porta dell'Italia, scaraventa alto il difensore centrale e quindi si riprenderà con il rinvio dal fondo. Sacchetti rinvia basso, però riconquista subito il pallone l'Italia, che lo gira all'indietro. I giocatori in maglia nera stanno appunto fraseggiando. Attenzione, recupera palla benissimo come un falco l'attaccante della Norvegia, il quale ha furbamente rapinato il pallone all'avversario, ha concluso di poco fuori. Prima occasione della partita chiara, campo della squadra nordica, ecco che viene recuperata la sfera. Un po' arrendevole questo tentativo di azione da parte di Cristian Ranalli. Attenzione, bella questa chiusura invece del terzino sinistro dell'Italia, ottimo il suo intervento che abbiamo ripreso, però continua l'azione della Norvegia, ci ha solo messo una pezza da fuori. Attenzione, posizione per il tiro, lo prova di poco fuori il tiro di Ligori, anzi si trattava di Samuel Tufano ad aver concluso di poco fuori dopo una bella azione della Norvegia. Ligori, la stoppa a seguire bene, uno contro uno, rientra e cerca un avversario, prova invece il tiro. Sembrava in realtà meno pericoloso di quanto potesse sembrare, in realtà si è rivelato un tiro insidiosissimo. La mia idea è che il portiere era comunque sulla posizione giusta. Comunque ottimo questo tiro della Norvegia. Volta la spazza, ottiene il massimo che potesse ottenere, vale a dire far calambolare la palla sullo stinco dell'avversario, e quindi ottiene addirittura la rimessa laterale. Pallone in avanti, può alzarsi un pochino adesso l'Italia. Attenzione, passaggio complicato, un po' corto. Prova il gran tiro, ha fatto bene a provarci, e questo solo per il coraggio merita di finire nei momenti salienti della partita. Comunque non ha fatto neanche brutta figura la Norvegia, il quale non ha scaraventato in maniera pericolosa. Si riparte con l'Italia che è ancora in parità, nonostante il tiro che abbiamo appena visto sia stato praticamente il primo il secondo. Attenzione, c'è un bel corridoio adesso, pallone in mezzo intelligente, sfila. No, questa era una buonissima opportunità per l'Italia. Siamo dall'altra parte. Dall'altra parte la Norvegia, cross in mezzo altissimo. È bello, attenzione! Che colpo di testa, bellissimo gesto tecnico. Sempre del numero 10. Ligori. Fianco costante il numero 11 Tufano, che si fa vedere adesso, scusate inquadratura, la pezza, salta di netto Tufano, tiro ribattuta da Carrabetta, che si fa trovare al momento nel posto giusto, e rimessa laterale. L'Italia respira per un attimo, attenzione, contatto in area di rigore difficile, poi prova di nuovo. Però spara alto in questo caso. Attenzione, difende bene il pallone con il petto, con il corpo, vediamo se come ne esce. Bel passaggio, cerca ancora il pallone, è un bel 1-2, però poi non si concretizza. Ah, macchinosa un po' l'Italia, ma sta uscendo. Attenzione dall'altra parte, ottimo lo stop con l'esterno destro di Ligori, che se la porta avanti, pallone in mezzo per la Norvegia, contropiede, Ligori di nuovo che prova il tiro. Ottima la parata del portiere, del numero 1 Giuseppe Sacchetti dell'Italia, e ottima ripartenza anche di Ligori. L'Italia che avanza, 3 giocatori contro 5, intercetta il terzino sinistro della Norvegia, che salta un uomo, se la porta avanti, entra in area, prova il tiro, vola Sacchetti. Tutto bello, la cavalcata del numero 4 La Rosa e il volo di Sacchetti.
calcio d'angolo, vediamo se sarà battuto. Sì, in questo momento incornata fuori. Dall'altra parte, ottimo, non c'è fuori gioco, la stoppa bene, entra in aria, cross in mezzo, occasione monumentale per l'Italia, non è sprecata, spreco in enorme dell'Italia. Ancora sui piedi, fuori gioco, fuori gioco. Riparte subito l'Italia, azioni veloci, si alzano le ali italiane, attenzione dall'altra parte. Parata, la prima parata di Fabio Scarino, che si è fatto trovare a tendere, ed è difficile quando non si prendono tanti tiri, appunto, restare sempre sul pezzo. E il primo tiro in porta dell'Italia praticamente. Ligori converge, finta contro finta, poi tiro! Che parata di Sacchetti! Questa è la più bella parata tra tutte quelle che ha fatto nel primo tempo, che sta per finire, 5 minuti, ma veramente intervento da 10 in condotta, poi tiro alto della Norvegia. Lo spazio meteorologico, diciamo. Ultima battuta della partita, 1 minuto e mezzo, attenzione! Si ferma l'attaccante dell'Italia, ma viene contenuto, ma che bella giocata! Si gira! Grandissima giocata! Di Samuele Tufano, se non vado errato, che si è girato e ha poi concluso come poteva. ...35 secondi al termine. La Rosa di nuovo in avanti, attenzione, e di nuovo Ligori salta tutti e poi spedisce sul fondo. Ottima la sua azione in finale di primo tempo. Ha saltato di netto due avversari, ha concluso poi di poco sul fondo. Grandissima sponda, pregevole fattura da parte di Ranalli. E poi pallone che rimbalza sulla testa. Credo che questa sia la fine del primo tempo. Un minuto, chiamato un minuto di recupero dall'arbitro. Ci prova ancora l'Italia con Ranalli. È sua, pallone in mezzo! E ricomincia Norvegia-Italia, ultimi 30 minuti di gioco sul punteggio di 0-0. Vediamo come andrà a finire. E anche centralmente serve Liguori, che prova il tiro, paratone ancora di Sacchetti, e poi Coppola evita che il pallone finisce fuori. Stavo dicendo che Coppola ha evitato che la corrente giocatore della Norvegia scaraventasse verso la porta, verso la propria porta. Pallone in mezzo, batti e ribatti, ecco pallone che finisce fuori. Norvegia in, con calcio d'angolo a rientrare, cross ottimo, pennellato, e anche ottimo questo tiro del capitano Follega, entrato numero 14 dell'Italia, Delfino, recupera palla, perde palla per l'Italia, prova il tiro, Sacchetti, pallone ancora lì, non ho capito cosa sia successo, la palla era giocabile, ma se fosse così veramente la Norvegia si è divorata un gol. Calcio d'angolo, gioca mai a centrocampo, o da una parte o da o attacco o difesa. Proietti, cross nel mezzo, mette fuori svettando. D'Agostino, e adesso ancora la Norvegia. Tiro! Sacchetti, prende anche questa. Che si fa male peraltro. Speriamo per lui nulla di serio, assolutamente. De Rosa svetta, male però, impennando il pallone, non va con la fronte, tuttavia col cranio. Attenzione, Ligori, no, Ligori è dall'altra parte, servito! Francesco Ceci con il numero 7 tenta
un tiro al giro sul incrocio dei pali opposto con l'esterno destro, è andata, come avete visto, di pochissimo fuori. In mezzo Coppola, c'è stato un fischio dall'altra parte, dall'altro campo credo. Coppola ha servito già il suo compagno. Prova il tiro! Angolo! Sta crescendo l'Italia dopo aver più o meno controllato tutta la partita. Vediamo, non c'è fuori gioco. Stoppa, rientra, tiro, gol! Passa in vantaggio la Norvegia con Mirko Proietti, che ha gestito benissimo. Questa volta neanche Sacchetti è riuscito ad arrivare, perché il tiro di Proietti era, sebbene non molto potente, preciso all'angolino, il raso terra, preso in controtempo il numero uno, che finora aveva parato di tutto. 1-0 per la Norvegia. Manca ancora un'eternità, 8 minuti, che nel calciotto significa veramente molto più che relativamente quello che pensiamo, se appunto il tempo ha una durata relativa. 8 minuti in questo momento, anzi 7 minuti e 50 secondi. Carrabetta la butta in mezzo, forse è alta, non è vero, interviene Scarino che la mette fuori. Possibilità per l'Italia in realtà. Poi fallo della dell'Italia per la Norvegia. Proietti supera la metà campo, avanza, supera anche un avversario sulla destra, indietreggia in questo caso la Norvegia. Prova il tiro! Sacchetti ha parato ben altro in questa partita, ma questo era un tiro molto potente. Fallo, punizione per l'Italia. All'arrembaggio l'Italia, c'è un'autostrada sulla sinistra, non viene servito veramente colpevolmente Delfino. Calcio d'angolo di nuovo, calcio d'angolo di nuovo per l'Italia con il sinistro, ma ci sono ancora due giocatori, devono andare tutti in mezzo. Spallone che sguscia, attenzione Delfino, però ribattuto, contropiede Sacchetti. La Norvegia, stop in qualche modo di D'Agostino. Sbaglio anche la... E D'Agostino vola di nuovo, di straordinari per lui, veramente migliore in campo dei suoi, il migliore in campo senza ombra di dubbio. In mezzo per Coppola che la fa scorrere, serve sulla destra, ha molta libertà. Gol pareggio. E quando dicevo che mangiarsi gol, pareggio dell'Italia con il cuore, assist di Coppola provvidenziale, ha segnato addirittura il neo entrato. Nervosismo comprensibile da parte della Norvegia, che veramente ha ricevuto una doccia gelata. Troppo spazio sulla destra, ma avrebbero dovuto chiuderla la partita, avevano l'opportunità. Adesso di nuovo Ranalli, anzi Delfino, se la porta sul destro, quasi beffa pazzesca. Sullo spicchio che denota il corner, Bazzo, tiro, prova a girare, difficilissimo colpo questo. Scarino, scodella in avanti, messa male la difesa dell'Italia, infatti mantiene il possesso la Norvegia. Cicca il pallone, pericolosissimo! Alla fine blocca il pallone Sacchetti, ma è successo di tutto. Cross, salta di testa, fuori. E termina l'incontro, triplice fischio, 66 minuti di partita, lunghissima partita. Che non è ancora finita, perché sarà decisa ai tiri di rigore fra qualche istante. E sta per iniziare la lotteria dei calci di rigore.
Giuseppe Tufano contro Sacchetti. Batte prima la Norvegia. Gol! Intuito Sacchetti, ma il tiro potente lo ha beffato. Passa in vantaggio la Norvegia, 1-0. Coppola contro Scarino. Gol! Spiazzato, perfetto. C'è un discreto pubblico. La partita successiva. Follega contro Sacchetti, il capitano. Prende la rincorsa. Gol! Spiazzato anche lui. Spiazza anche lui il portiere. Iannilli contro Scarino. Gol! Perfetto! Il portiere intuisce, ma il tiro è stato potentissimo e preciso. Imparabile, veramente. Va Ligori. Gol! È il turno di Ranalli. Gol! Non perfetto il suo rigore. E si avvicina Damiano Galati. Galati! Parato! Non convinto Galati. Manuel Ancillai ha sui piedi un rigore pesantissimo. Prendela in corsa. Spiazza! Scarino! E passa in vantaggio l'Italia. E ora tocca a Samuele Tufano, fratello di colui che ha calciato il primo rigore. Deve prolungare la vita alla sua squadra segnando, perché se sbaglia, appunto, sarà finita la partita. Posiziona con cura sotto le direzioni dell'arbitro il pallone. Fischio. Prendere in corsa. Centrale. Gol. Mauro Carrabetta, il difensore centrale che ha giocato un'ottima partita. Adesso prende la rincorsa. Perfetto! Rigore perfetto! E finisce in bellezza per l'Italia, che supera il turno vincendo contro la Norvegia. Partita molto intensa. Finisce qui. Arrivederci da Francesco Barbaro per Live Sport Academy. Bella questa scena di saluti anche. Quindi buona serata di sport. Siamo con Fabio Mangini al termine di una partita lunghissima. Descrivicela tu dal tuo punto di vista innanzitutto, com'è andata? Una partita molto equilibrata. Siamo stati molto 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 bravi noi a rimanere in partita fino alla 5 di fine, quando abbiamo pareggiato. Dobbiamo ringraziare il nostro portiere, che è stato fondamentale. Portierone. Parare rigore, ha fatto 2-3 interventi importanti della partita e niente, questo è il risultato finale. E al netto di tutto, pensi che avete meritato la vittoria? Sì, con le occasioni avute penso proprio di sì, non abbiamo mai tirato fuori da fuori aria, noi siamo sempre arrivati sul fondo per portare la palla in mezzo, per poter cercare di fare gol, perché il portiere è stato molto bravo. Diciamo che alla fine, se dovessimo calcolare la partita ai punti, sicuramente abbiamo meritato. Allora, all'inizio avete sofferto moltissimo, poi siete usciti fuori, voi giocate insieme da tanto oppure... È una tantum questa formazione? No, si gioca da tanto insieme, soltanto siamo un po' rimaneggiati stasera, eravamo solamente in 9, diciamo che 3 o 4 giocatori fondamentali oggi erano assenti, nonostante questo comunque sia, siamo riusciti a fare una buona partita. Va bene, allora buona fortuna per il torneo e grazie per l'intervista. Grazie a te. Fabio.